Palermo, stadio Renzo Barbera, una buona serata da Maurizio Compagnoni e Antonio Di Gennaro. Il Palermo allora prova a fermare la corsa dell'Inter, prova, deve, anche perché Zamparini in settimana ha tunato 4 punti nelle ultime 5 partite, sono pochi per il presidente del Palermo, ma è stato molto chiaro Mourinho, ha detto alla fine di questa giornata, non avremo gli stessi punti della Juve. Parte Miccoli, palla tesa verso Cavani, Carrozzieri, la parata di Giulio Cesar, va a recuperare il pallone Carrozzieri, lo lascia sfilare. Intanto Balzaretti in posizione regolare dal fondo, può andare con la spallinata, Cavani schiaccia Giulio Cesar. Ibra punta verso l'area avversaria, riportasse Carrozzieri, Ibra, zona tiro, Ibra si accentra, Ibra, Fontana ci mette il colpo. Pallone ancora per Migliaccio, ne palleggia Migliaccio, va in percussione, attaccato da Samuele, Migliaccio prova il sinistro, Giulio Cesar, il pallone forse sarebbe uscito, ma bravo Giulio Cesar non rischiare a bloccare il pallone. Pallone profondo a cercare Cruz, stacca l'argentino, gira di testa per Ibrahimovic, arriva in avvantaggio nei confronti di Balzaretti, l'inserimento di Vieira, porta meno avversario a Ibra, che prova il tiro, Ibra, rete, rete, un gol straordinario, Ibrahimovic, è tornato il mago. Ibrahimovic di testa, gira per Montari, scoperta la difesa, palla dentro per Cruz, di punta Cruz, diventa un tiro, Fontana. Si promuove Maxwell al centro, Cruz, Ibra in area, due su Ibra, si accentra, parte il tiro, Fontana in calcio d'angolo, strepitoso Ibrahimovic. Parte Ibra, gran botta, rete, rete, Ibrahimovic, ancora un gol straordinario. Sulla pallone Stankovic. Poi ancora Ibra in area, Ibra prova a piazzare, Mancini, ancora Fontana, Mancini palla che resta lì. E poi salva in qualche modo la difesa del Palermo. Simplicio. Pallinaria, Budan di testa, Budan. Gran colpo di testa del croato. Mancini apre per Ibrahimovic, si allarga Maicon, Ibra, zona tiro, come nel primo gol, questa volta vola Fontana. Guarda il cronometro, Tagliavento. Game over alla Barbera. Secondo tempo straordinario dell'Inter, Ibrahimovic, un mago, due magie, è tornato Ibra Cadabra. L'Inter ha più tre sulla Juve. Oggi ho fatto due gol importanti, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo vinto una partita molto difficile fuori casa contro Palermo, che è una grande squadra. La squadra è andata bene, anche per me mi è andato bene, ho fatto due gol, una punizione, un tiro da lontano e sono molto contento. Ma oggi era importantissimo, due gol e siamo primi in classifica e dobbiamo continuare così. La prossima partita contro Juve è una partita molto difficile, però se vogliamo vincere il campionato dobbiamo...